i racconti. Il secondo in gara è letto dal nostro amico John Vignola, voce di Radio 1. In un'epoca che non è data a conoscere gli uomini, il giorno e la notte, presi d'amore l'uno per l'altra, decisero di unirsi in matrimonio. Le nozze vennero officiate nell'unico istante in cui la partecipazione contemporanea dei due sposi era possibile, sul finire del tramonto, quando arriva il buio e comincia l'attesa della luce. Da quella unione nacquero due splendide figlie, realtà e fantasia. La prima, con le peculiarità distintive del padre, attenta alla chiarezza e alla quotidianità delle piccole cose. La seconda, con le caratteristiche spiccate della madre, con una visione fantastica di ciò che non è visibile agli occhi. Crescendo, la posizione delle due sorelle diventava sempre più distinta, tracciando una linea di demarcazione netta che prima o poi avrebbe portato ad una separazione irreversibile. Il giorno e la notte, addolorati, chiesero aiuto al padre Tempo, che ricorrendo al suo magico crogiolo, quello delle grandi occasioni, mescolò elementi di realtà con elementi di fantasia, dando vita ad una potente alchimia, il sogno, una condizione onirica dove realtà e fantasia possono incontrarsi e camminare insieme. Il compito di diffondere il sogno venne dato ai danzatori di sogni che vivono tra noi e ci rendono meno ardua la salita. Li trovi a contemplare un ermo colle o a dipingere una notte stellata, nel flash mob di una stazione metropolitana o in Piazza Grande, intenti a superare le correnti gravitazionali o rincorrere una libellula in un prato. Il titolo del racconto è Danzatori di sogni. È stato scritto da Anna Montella, nata a Grottaglie, provincia di Taranto, nel 58, e operatrice culturale della comunicazione. L'ultimo libro che ha letto è L'altra verità, diario di una diversa, scritto da Alda Merini. Libro bellissimo, tra l'altro. I due racconti in gara si voteranno sulla pagina Facebook Radio 1 Plot Machine. Sapete come, basta cliccare mi piace su uno dei due post dalla mezzanotte e un quarto alle 18 di lunedì 8 febbraio. Vincerà la puntata l'opera che otterrà ovviamente il maggior numero di voti. Mama, take me.